Da che mondo era mondo l'umanità, gli antichi che avevano conoscenze più raffinate delle nostre, non c'era il concetto di un bene contrapposto al male, perché se Dio è al di sopra di tutto, è chiaro che non c'era un oppositore quasi pari, perché il Satana della Chiesa Cattolica è quasi proprio pari, no? Cioè è il nemico e quindi è qualcosa che si può contrapporre. Invece anche lì nella Bibbia, le volte in cui compare, è comunque permesso da Dio, infatti deve chiedere a Dio il permesso. Il male è fatto da Dio, infatti Bergoglio, che non è papa, è stato lui a modificare dopo tanti anni il Padre Nostro, perché nel Padre Nostro originale c'era questa frase, no? Non ci indurre in tentazione, che poi sembrava brutto, però con la versione cattolica del Dio buono di pace e amore. Non ci indurre in tentazione perché è proprio il Dio, è Dio che crea anche le nostre occasioni di male, le sciagure. E infatti Yahweh dice, adesso devo ritrovare il passo, non c'è nessun bene e non c'è nessuna sciagura che non sia io a compiere, cioè è sempre lui, è Dio pure che manda il male, no? Quindi fa capire come si sia deviato abbastanza tutto, cioè si è creato da nulla questa nuova interpretazione, perché da sempre, se c'è stato, c'è un principio primo. È al di là del bene e del male, crea delle esperienze che noi, delle prove che noi interpretiamo come bene e male, ma viene sempre da una cosa. E quindi fa pensare che se c'è qualcosa, no, c'è del marcio in Danimarca. Purtroppo l'abbiamo capito per quanto riguarda la politica, i governi, la geopolitica, l'industria dell'alimentazione, della farmaceutica, della medicina. In quell'ambito l'abbiamo capito, ovvero che si creano c'è una manipolazione per far sì che noi comunque sempre deleghiamo a qualcun altro, no? Quindi non dobbiamo fare una disciplina interiore e sperare la salvezza solo dalle nostre capacità per poter tornare a quella fonte. Ma non è la fonte che ci aiuta, è proprio noi che dobbiamo rimboccarci le maniche, no? L'abbiamo visto pure con la medicina, grazie a Dio, molti in questi ultimi anni hanno detto: senti un po', il mio corpo forse so gestirlo meglio io, non mi fido più di quello che mi dicono, non lo seguo più, ciecamente. Si dovrebbe fare la stessa cosa con tutte le religioni e con tutte le figure che noi vediamo umanamente come una forma di consolazione, perché abbiamo bisogno di conforto, abbiamo bisogno di rassicurazione, di qualcosa che ci plachi alla fine. Ed è chiaro che se io posso appellarmi a Cristo, no? Se io ho paura, quando io ho paura, ma anche di fronte alla morte, è chiaro che io voglio. Desidero, auspico che ci sia qualcuno o qualcosa. Quindi rimane radicata. Gesù rimane boh, forse comunque una figura, appunto, anche la coscienza cristica è come il Buddha, è come la buddhità, cioè è finalmente l'essere umano che attraverso la sua disciplina, attraverso se stesso, tornando dentro se stesso nel silenzio interiore, capendo gli inganni, vedendo il velo di Maya, oltre raggiunge l'illuminazione, ovvero si riunisce alla massa, no, all'oceano di consapevolezza. Quindi anche Cristo probabilmente. Qualcosa in Cristo e non in Joshua è assunto alla buddhità, all'illuminazione. Alla fine, l'uomo nei secoli, nelle varie culture,
cercato di esprimere gli stessi concetti, ma usando figure diverse. Quindi si può comunque benissimo rifarsi alla Pistis Sophia, agli arconti, alla figura del Cristo, sapendo bene che in altre culture questi stessi archetipi hanno nomi diversi, quindi ovviamente sì, come ci si deve difendere dagli arconti, ci si difende dai voladores, ci si difende dai demoni e dagli alieni, cioè sono sempre le stesse cose, ma la modalità di salvezza sembra essere sempre la stessa, cioè quella del il silenzio interiore degli sciamani, che cos'è? Non è in fondo quello che fa il Buddha quando si ritira da tutto, da tutti, dalla materia, dalle ricchezze materiali, dalla famiglia. Volete figliare? Figliate, che siate benedetti. Certo, la salvezza non sta nella vostra famiglia, nella moglie, nel marito, nel figlio. Buddha ha lasciato moglie e figli, come anche dice Gesù, dice lasciate la vostra famiglia, andate, fermatevi, perché poi nel Vangeli apocrifi, mi sembra quello di Giovanni o di Tommaso, lo dice, cioè fermati, fermo, che vuol dire? Quando uno medita, no, da fermo, quindi è sempre quella modalità. Ci si ferma, si presta attenzione a quello che succede, mi rendo conto, sono vigile, vigilate, sono vigile a che questa è un test, è una prova e buona fortuna. Però ecco il concetto di peccato originale, non c'è, non c'era neanche nella Genesi, nell'episodio con Eva. Cristo parla anche lui da ebreo, cioè non ha mai detto, ecco, è una nuova religione, convertitevi ad una nuova religione, cioè alla mia. Quindi non l'ha comunque, qualunque cosa sia, non l'ha creata lui che era ebreo, seguiva le cose sue. Ed è molto più probabile appunto che fosse, come tutti gli altri messia venuti prima di lui, qualcuno che, ripeto, si occupava anche proprio della salvezza, materiale di quel suo popolo, di quella sua comunità. E gli ebrei ancora stanno aspettando il messia perché quel Cristo poi alla fine non li ha liberati, non gli ha dato la terra promessa e quindi si sta aspettando un altro messia. Però penso che bisogna stare attenti anche alle figure nelle quali vorremmo tantissimo credere, perché quando si è da soli, quando si è di fronte all'infinito, serve tutto il coraggio di cui siamo capaci. E di fronte all'infinito noi vorremmo qualunque cosa, qualunque aiuto e qualunque alleato, perché ci vuole tanto, tanto coraggio.